Il campionato di promozione propone per la giornata numero 8 un menù decisamente interessante. Su tutte le gare spicca quella tra la capolista Ospedale ed il Quattato Bragno, terzo in classifica e distanziato di soli 5 punti. È una gara da non sbagliare per entrambe le formazioni. Già dalle prime battute si capisce che i due mister l'hanno preparata con grande attenzione. Al 20° Miceli prova la conclusione del limite, ma la sfera termina alta. 2 minuti dopo un rimpallo mette di nuovo il fantasista Orange nella condizione di battere la rete, ma la palla sfiora il palo. 5 minuti più tardi l'equilibrio si spezza per merito di Scappatura, bravo a scappare in mezzo all'aria e spedire un pallone alle spalle di Pastorino. L'attaccante esulta togliendosi la maglia, rimedio un cartellino giallo che si rivelerà pesantissimo nel proseguo della gara. Alla mezz'ora l'Ospedaletti potrebbe raddoppiare, ma sul cross di Miceli Scappatura non arriva in tempo per la deviazione vincente. A 7 dal duplice fischio ancora Miceli ad avere una buona opportunità, ma la mira è sbagliata. Nel finale di tempo si vedono gli ospiti con una conclusione al lato di Torre col gol del pari che giunge proprio allo scadere per merito di Anselmo, abile a conquistarsi un calcio di punizione del limite e realizzare la rete del pareggio con una conclusione imprendibile per Frenna. Nella ripresa la pressione dei padroni di casa aumenta, le immagini di Franco Reabaudo ci portano al 5° minuto, gamba corta, conclude debolmente dal limite, poi è Pastorino a tenere in partita i suoi con 2 interventi sullo stesso gamba corta al 65°, soprattutto al 67°, su un colpo di testa di Ambesi su azione d'angolo. A metà secondo tempo prima Torra, poi l'autore del primo gol Scappatura commettono 2 falli tanto ingenui quanto inutili e rimediano entrambi un secondo cartellino giallo lasciando il campo a distanza di pochi minuti. Al 78° Miceli al termine di un'azione personale prova il tiro dal limite, ma ancora Pastorino devia in angolo. 2 minuti dopo Sturaro serve Miceli che chiama ancora il numero 1 ospite ad un intervento non facile. La gara si conclude qui con un pareggio che va tutto sommato stretto ai padroni di casa che mantengono 2 punti di vantaggio sul Taggia vincitore alloano proprio alla vigilia del rematch di domenica prossima.